La popolazione dell'Alto Sebino, in particolare gli anziani, a partire da questo mercoledì 7 aprile non dovrà più percorrere lunghe trasferte verso i centri vaccinali di Clusone e Chiuduno. Alla presenza di tutte le autorità coinvolte è stato infatti ufficialmente inaugurato il nuovo hub di Rogno, un centro che si aggiunge a quelli già presenti nell'ambito dell'ASST Bergamo Est. La struttura, posta nell'area sagra accanto allo stadio Luciano Giori, gradualmente andrà componendosi di quattro linee vaccinali attive dalle 8 alle 20 e potrà presto raggiungere numeri molto significativi. Che è stato pensato con il contributo importantissimo dell'ambito territoriale Alto Sebino e dei sindaci e delle amministrazioni che fanno parte di questo ambito, che ci consentirà di coprire un'ampia fascia di popolazione che fa riferimento a questo territorio. Abbiamo pensato a quattro linee vaccinali che potranno essere attive dalle 8 alle 20. E questo permetterà di raggiungere dei numeri significativi, come anche in altri centri siamo partiti con gradualità, per poi arrivare, in base anche alle disponibilità sia di personale sia di vaccini, a sviluppare la massima potenzialità che viene richiesta per poter arrivare alle fasce più larghe della popolazione di riferimento. E quindi centrare l'obiettivo di una vaccinazione massiva come quella che è stata proposta e sta per essere attuata dal piano vaccinale nazionale. La ricerca anche di personale, anche volontario, continua e quindi ben vengano le disponibilità e noi le esamineremo tutte con grande attenzione. Oggi è un giorno di festa, diciamo, perché è veramente un momento storico in cui tutto l'Alto Sebino, l'unione di tutti i sindaci dell'Alto Sebino, dell'ambito Alto Sebino, sono riusciti ad ottenere, e grazie anche all'attenzione della dirigenza di ASST e di ATS, questo punto vaccinale che è fondamentale. Stiamo combattendo una guerra contro questo maledetto virus che si sta veramente dando grosse difficoltà dal punto di vista sanitario, economico, psicologico. Perciò avere un punto vaccinale nella nostra zona è la prima risposta che diamo ai nostri cittadini.